In ricordo di Luigi Alpini, di Gigi Alpini, gran fondo dell'antica Carsule. Qui abbiamo il nuovo presidente Gianfranco Mosconi. Grande manifestazione, la base Terni. È il nuovo presidente Gianfranco Mosconi della S. La Base, società che organizza questo appuntamento. È la quarta prova della GECO Umbria Marathon. Insieme c'è anche il circuito della Umbria Tuscany. Le maglie della Umbria Tuscany sono queste verdi e celeste, e le maglie invece della GECO Umbria Marathon sono queste gialle e verdi. Due circuiti, due possibilità di divertirsi, di stare insieme con i percorsi che sono il classic, il corto, e poi il lungo, la gran fondo. Oggi a Monte Castrilli, per l'organizzazione della S. La Base, i percorsi sono con il dislivello di 1050 metri per il giro classic e 1590 metri per il giro lungo. Giro corto sono 30 km, il giro lungo sono invece 52 km. E i saluti prima della partenza con quello che è la grande possibilità di correre. 400 iscritti, sono un bel numero. Lui invece è Giancarlo Cesaretti, che è il vecchio presidente. E poi abbiamo Leonardo Caracciolo. Auguri a Leonardo Caracciolo. Non è il suo compleanno, però auguri. E siccome gli auguri vanno fatti a coppia, li facciamo anche alla Laura Sopranzi insieme a Leonardo Caracciolo. 400 gli iscritti per la Gran Fondo dell'antica Carsule, per questa nuova avventura straordinaria, bellissima, della Gran Fondo dell'antica Carsule. Tanti gli stranieri, marchigiani, toscani, abruzzesi che vengono a correre, nonostante che ci siano state quattro gare in contemporanea, ma il numero c'è. Tanto per darvi un pensiero di quella che è la GECO Umbria Marathon, questo circuitino, come lo possiamo definire, perché siamo modesti noi dell'Umbria, della GECO Umbria Marathon. Insomma, questo circuitino zitto zitto fa qualcosa come 170 abbonati, e nelle gare di Orvieto, di Ponticelli Città della Pieve, di Nocera Umbre, di Monte Castrilli, insomma, fa quasi, quasi, ne mancano appena una manciata, 2000 partenti iscritti. Questo significa che la formula è giusta, la formula è importante, i ragazzi si divertono, la scelta di premiare anche il circuito classic, il più corto, è vincente. Anche perché si facevano un po' di ragionamenti con Roberto Cocchieri, con Giancarlo Cesaretti, con lo stesso nuovo presidente Gianfranco Mosconi. Di ciclisti in giro che fanno attività ne sono rimasti ben pochi. Nuovo sindaco di Monte Castrilli, il nostro amico Riccardo Aquilini. Tocca a farla, veramente, bisogna dare il via, e sono estremamente contento di questo. Sono orgoglioso di vedere tanti belli atleti qua. Veramente bene. Allora, il nuovo sindaco Riccardo Aquilini, eletto nel 2021, insieme con l'assessore Stefano Romani, hanno presenziato tutta la giornata della GECO Umbria Marathon, della Gran Fondo Antica Carsule. Il drone, la microtelecamera, con il nostro Barbanera che si è preso l'incarico di tenere la microtelecamera, ma è partito davanti a tutti, lo vedrete dalle
immagini, insomma cercheremo di raccontarvi questa gara, queste bellezze dei monti e delle colline intorno a Monte Castrilli, i borghi bellissimi storici come Portaria che ancora conservano tutta la bellezza medievale, ma Monte Castrilli è la sua città medievale, il palio delle botti, il palio dell'acuto, insomma prossimamente si ritornerà a fare festa anche a Monte Castrilli, si torna alla normalità. Ci gustiamo intanto questa partenza e tra poco andremo sul campo di gara.